Siete di nuovo su The Best of Italy e per me è un piacere sapervi sempre più numerosi alla scoperta di quelle che sono le realtà più importanti del nostro paese. Ma a proposito, siete dei buon gustai? E quale sarebbe la vostra reazione di fronte ad un bel piatto di pasta fumante? La pasta che è alla base della nostra dieta, amatissima dagli atleti ed anche dalle donne che hanno sempre voglia di mantenere la linea. Tutto il mondo ce la invidia, soprattutto quando si parla di pasta de cecco. Nel cuore dell'Abruzzo, a Fara San Martino, in un paesaggio incantevole dove le montagne le fanno da cornice, dal 1886 il pastificio De Cecco produce una pasta di alta qualità che unisce il meglio dell'antica tradizione pastaia con la garanzia e la controllabilità di un processo industriale certificato. Una ineguagliabile combinazione di tradizioni e modernità, frutto di una storia che ha portato la De Cecco ad una leadership ancora incontrastata nella produzione di pasta di qualità superiore in Italia e nel mondo. Oltre 100 anni fa, nel piccolo borgo abruzzese in provincia di Chieti ai piedi della Maiella, Don Nicola De Cecco produceva nel suo molino di pietra la miglior farina del contado. Trasmette poi la sua passione al figlio Filippo, che dà così vita ad un nuovo capitolo della storia della famiglia De Cecco, iniziando la produzione di pasta. Nasce così il molino e pastificio dei fratelli De Cecco. Oggi i De Cecco sono arrivati alla quinta generazione. L'azienda produce ogni giorno 500 tonnellate di pasta in 180 formati diversi ed esporta in 85 paesi del mondo. Nel 2006 la De Cecco ha raggiunto un fatturato di 247 milioni di euro. Qui alla De Cecco la parola d'ordine è qualità, ma su quali basi si fonda la qualità e quando un prodotto si definisce di qualità? A questo ci ha risposto Bonifacio Sulpizio, responsabile della qualità. Per noi qualità vuol dire principalmente superare il test che quotidianamente milioni di consumatori danno sul nostro prodotto. Il test deve essere positivo tutti i giorni. Per ottenere questo risultato dobbiamo garantire un prodotto finito sempre ai massimi livelli di qualità, che significa un prodotto di alta consistenza e ottima tenuta alla cottura, realizzato attraverso un processo produttivo tipico nostro De Cecco di soft technology e con l'utilizzo delle migliori materie prime disponibili. Per rendere edotti tutti i nostri consumatori di ciò che mangiano ogni giorno, la De Cecco da 3 anni ha certificato, una certificazione di prodotto, alcuni dei principali parametri che descrivono le caratteristiche che il nostro prodotto possiede.
quindi non è una qualità generica, ma parliamo di qualità molto ben dettagliata, specifica e puntuale che ciascun consumatore può direttamente riscontrare leggendo le nostre confezioni, dove sono riportati alcuni di questi parametri che abbiamo incluso nel nostro certificato. Sinteticamente i parametri riguardano sia le materie prime, le caratteristiche delle materie prime, sia quelle relative al processo, sia al prodotto finito. Ecco, per citarne alcune, riguardo al grano, uno dei parametri è la resa in macinazione, cioè quanto dal chicco di grano riusciamo a tirar fuori come semola, che diventa la materia prima per realizzare il prodotto pasta. De Cecco assicura che estrae al massimo 67 kg di semola su 100 kg di grano. Quindi in questo modo va a prendere le parti migliori del chicco di grano, togliendo tutto quanto diventa poi un sottoprodotto. Altre caratteristiche della materia prima riguardano appunto il contenuto in glutine, che è l'elemento che poi conferisce al prodotto finito le elevate caratteristiche qualitative. Un'altra caratteristica importante riguarda la granometria. La nostra semola è macinata come era una volta, a grana grossa, quindi non maciniamo come la tendenza attuale di avere semole sempre molto, molto sottili. Inoltre abbiamo l'acqua d'impasto, che è acqua di sorgente, che pastifichiamo fredda. Passando poi al processo produttivo della pasta, abbiamo l'utilizzo delle materie, delle trafile in bronzo e i tempi lunghi di essiccazione. Arriviamo per alcune specie di formati a 40 ore di essiccazione. Infine, un parametro che descrive la consistenza del prodotto finito riguarda appunto la sua tenuta, non tanto appena cotto, ma anche stressando il prodotto, quindi a distanza di tempo dopo la cottura il nostro prodotto mantiene le elevate caratteristiche. Nella sala macchine avvengono le fasi di impasto, esclusione e trafilatura.